Amici, amiche, buonasera. Ancora una volta ci troviamo qui, su questo palco, per chiedere il vostro consenso, ma soprattutto per ricordarvi quanto è stato fatto da questa amministrazione e quanto ancora vogliamo fare, se ce ne darete la possibilità. Sembra ieri, quando da questo palco e da questa piazza, dalla nostra bella piazza, presentavamo a tutti voi il nostro gruppo. Sono passati 5 anni, ma l'emozione, vi giuro, è sempre la stessa. Sono stati 5 anni difficili, sono stati 5 anni di grande lavoro, sono stati 5 anni di lotte continue per garantire a tutti i nostri palazzolesi, ai nostri studenti, ai disabili, ai pensionati, tutti i servizi che meritavano. E sono stati 5 anni di grande lavoro per garantire, oltre ai servizi necessari, per riuscire a dare lustro al nostro territorio, alla nostra Palazzolo, nonostante una crisi che ha stravolto le principali economie mondiali e nonostante una politica di rigore di un governo che ha di fatto tagliato tutti i fondi e azzerato le possibilità di sviluppo degli enti locali. Perché dico questo? Per rispondere a qualcuno che, salendo su questo palco, ha accusato noi di utilizzare la crisi come maschera, come uno scudo per giustificare di quello che non abbiamo fatto, di quello che questa amministrazione non è riuscita a fare. No, cari palazzolesi, noi parliamo della crisi per ricordare che, nonostante le difficoltà economiche, la nostra amministrazione e il nostro gruppo di lavoro ha lavorato, è riuscito a lavorare, è riuscito a produrre, a fare tanto e a dare tanto alla nostra Palazzolo. E l'ho fatto in un momento in cui altre municipalità non riuscivano neppure a garantire i servizi necessari. Il nostro gruppo è riuscito ad affrontare con grande determinazione tutte le sfide che gli si sono presentati, dalla tenuta dei conti pubblici, come ho già detto, all'erogazione di servizi sociali, ma è riuscito, e non dimentichiamocelo, a difendere un grande diritto, quello dell'acqua. E qua diciamo grazie al nostro sindaco Carlo. Carlo è stato uno dei pochissimi sindaci che non ha ceduto gli impianti e credo che oggi nessun altro candidato a sindaco avrebbe messo la propria persona, perché non dobbiamo dire grazie a Carlo sindaco, dobbiamo dire grazie alla persona, perché ha messo davanti la propria persona per difendere quello che è un diritto di tutti, un diritto pubblico. Grazie Carlo. Poi voglio ricordare un'altra cosa. Arriviamo a quelle che sono, qualcuno le ha definite note dolenti, a me piace definirle dolci note, e c'è quelle che è l'ottenimento di finanziamenti per le opere. L'avevano messo basso per Antonio. L'ottenimento di finanziamento per opere pubbliche. E qui devo dire grazie al candidato sindaco Luca Bongiovanni, perché mi evita di elencare tutte quelle che sono state le opere e tutti quelli che sono stati i benefici di cui oggi Palazzolo può godere. Non è necessario elencarle tutte, perché, come lui ha detto, dopo 30 anni è stata riaperta la Chiesa Madre a Palazzolo e ancora l'Annunziata, sono stati portati avanti i lavori di ristrutturazione di San Paolo, di San Sebastiano. Ma io vorrei dire che per questo non dobbiamo dire grazie, come lui dice, al terremoto di Santa Lucia, che peraltro, consentitemi di dire, è davvero, non lo so, lo trovo un riferimento di poco gusto, assolutamente di poco gusto. Pensare e credere di dover dire grazie a che cosa? Ad una tragedia nella quale milioni di molte persone hanno perso dei cari e hanno visto distrutte le proprie case. Noi dobbiamo dire grazie al lavoro dei nostri amministratori, dei nostri assessori, del nostro sindaco, perché è vero che c'erano dei finanziamenti per fare in modo che venissero ricostruite tutti i nostri edifici e tutto quello che era stato distrutto da quel sisma, ma è anche vero che se non avessimo avuto la capacità e la caparbietà dei nostri amministratori, noi oggi non avremmo aperto la Chiesa Madre, perché è vero che la Chiesa Madre ha avuto questi finanziamenti, ma non tutti, perché per il completamento della Chiesa Madre, ed è bene che i palazzolesi lo sappiano, servivano altri 600.000 euro per l'apertura, e questi grazie a chi l'abbiamo avuto?
Grazie ai nostri amministratori, grazie ai nostri assessori, grazie al lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni. E lo stesso vale per la chiesa di San Sebastiano, perché forse non sanno che 950.000 euro li abbiamo ottenuti, abbiamo ottenuto questo finanziamento e a poco saranno appaltati i lavori. E per questo non dobbiamo dire ancora grazie né al terremoto né a nessun altro. E se i soldi, vorrei dire a qualcuno, non riusciamo a prenderli da quello che è la casa di tutti, dal comune, è normale che si chiede o comunque che si cercano altri enti per ottenere questi finanziamenti. E quindi noi, con l'apertura della Chiesa Madre e con tutte le altre opere che abbiamo che siamo riusciti a costruire, comunque che siamo riusciti ad avere, non dobbiamo assolutamente, scusate, non abbiamo sottratto soldi ai palazzolesi, ma abbiamo donato ricchezze. Abbiamo donato ricchezze delle quali possiamo soffrire non solo noi, ma un giorno anche i nostri figli potranno soffrire. Questi sono solamente alcuni dei lavori svolti da Carlo, uno dei sindaci più competenti del nostro territorio, e da una giunta e da un consiglio sempre al lavoro. E oggi è importante sottolinearlo tutte queste cose. Oggi perché il nostro percorso arriva a un bivio fondamentale, un bivio in cui noi chiediamo ancora una volta il vostro consenso, e lo facciamo per un motivo molto semplice, perché crediamo di conoscere le difficoltà che verranno e crediamo di avere gli strumenti e le competenze per affrontarle. Noi vogliamo una classe dirigente trasparente, pulita e dinamica per Palazzolo. Vogliamo una classe dirigente che conosce i problemi del territorio, dei commercianti, degli artigiani, dei pensionati, dei giovani, di tutti. Noi abbiamo l'esperienza, ma accanto all'esperienza abbiamo anche la grinta, il coraggio, l'entusiasmo di tutti quei giovani, uomini e donne che hanno deciso di correre con noi, che si sono resi conto del lavoro, del buon lavoro portato avanti in questi anni da Carlo e dal suo gruppo. Non figli d'arte, ma giovani indipendenti, che hanno deciso di battersi per il bene comune. Brava! Spesso si è detto, ho sentito dire, che i giovani di Palazzolo sono abulici, sono stanchi, sono viziati, sono stanchi, non vogliono far nulla, pensano solo a divertirsi. Non è vero, palazzolesi, questa è una caricatura dei giovani di Palazzolo. Si vuole fare credere che i giovani siano così per tenerli ai margini della vita sociale e politica di Palazzolo. Bisogna invece aiutarli a crescere. Occorre coinvolgere per questo le parrocchie, le associazioni, le scuole. E questo è il nostro impegno. Palazzolo ha e ha sempre avuto le risorse umane e professionali per diventare un grande polo per investimenti nel settore turistico, dei servizi, artigianale. Ma occorre un'amministrazione capace di guidare questo processo con umiltà, e mi piace sottolinearlo, con umiltà, coraggio e determinazione. E noi ci candidiamo a tutto questo. Per questo vi chiedo di darci ancora una volta la vostra fiducia, il 9 e 10 giugno. Usate bene il vostro voto, non sprecatelo, non vi fate illudere da chi vi promette mari e monti. Questo è un film già visto. Palazzolo non ha bisogno di salti nel buio, ma ha bisogno di stabilità. E non abbiamo neanche bisogno di altre figure istituzionali per dare dignità a Palazzolo. Palazzolo la dignità ce l'ha già, e la dignità ce l'ha grazie a tutti i palazzolesi che ogni mattina si alzano e vanno al lavoro, e grazie a chi come noi riesce a fare bene il loro lavoro e il proprio mandato. Per questo Palazzolo ha la dignità. Ecco perché io vi chiedo, con il cuore in mano, di scegliere il 9 e 10 giugno l'onestà e l'umiltà, quella che manca a qualcuno, di Carlo Scibetta. Scegliete lui come sindaco e scegliete noi per Palazzolo. Grazie. Cari amici concittadini, buonasera a tutti e vi ringrazio per essere venuti a questo incontro questa sera. Comunque il freddo, il primo giugno, parlare dopo Alessandra non è facile, è carica, è il modo giusto. E allora grazie. È giusto
che sia il candidato sindaco e il vice sindaco a dire le cose che abbiamo fatto e quello che abbiamo programmato di fare, se ci riconfermerete la vostra fiducia. Io questa sera ho l'onore di rappresentare la lista dei candidati Noi per Palazzolo. Donne e uomini animati di buona volontà per mettersi al servizio della comunità, come recita il nostro slogan, al servizio della città. Come avete notato, nella nostra lista c'è un mix di persone, prendiamo questa parola a prestito, mix, una miscela di persone, un gruppo eterogeneo, come io amo chiamare, con passata esperienza amministrativa e di persone che si affacciano per la prima volta a un'esperienza politica e in futuro amministrativa, con una voglia di rendersi utili, attivi e partecipare in prima persona. Qualcuno ha detto le donne della nostra lista sono donne solo riempitivo di numero, perché la legge ce lo impone, impone il minimo di 2/3, il massimo di 2/3 di genere, perciò massimo 5-10 uomini o massimo 10 donne, però 5 donne minimo dovevano essere in lista. E io vi dico che non è vero. Non è vero, perché in questi mesi che ci siamo riuniti, le nostre donne, anche i nuovi che sono entrati e tutti noi ci siamo messi a fare il programma per le cose che dobbiamo fare per i prossimi 5 anni, tutti insieme, e vi assicuro, perché l'ho visto giorno per giorno e tutti mi sono testimoni, quelli della lista, non l'abbiamo copiato. Bravo! Gli ultimi 5 anni sono stati veramente terribili, non si è visto solo a Palazzolo, l'abbiamo visto dovunque e in ogni parte. Una crisi, è partita una crisi globale, ci ha trascinati tutti. L'Europa, l'Unione Europea, intransigente contro gli Stati membri per la spesa pubblica, ha tirato le file, ha detto stop alla spesa. Lo sfascio della politica nazionale, il decadimento della politica nazionale, regionale, ha fatto sì che ci ha portato in questo stato di cose. L'aumento indiscriminato delle tasse, il costo del lavoro esasperato, le aziende non ce la fanno più e hanno ragione. E chi paga tutto questo? Certamente l'anello più debole della catena non può essere altro chi? I giovani che non trovano lavoro, non trovano lavoro. Chi perde il lavoro e si trova disoccupato, penso, il mio pensiero va ai padri di famiglia. Stavo dicendo giovani perché ho 50 anni, 50 anni, 55 anni che si trovano a perdere il posto di lavoro. Come fanno a rientrare? I precari, è una parola tutta nostra, prima siciliana e poi tutta italiana. Abbiamo i precari sono quelli che non riescono a migliorare le loro condizioni di reddito, perché sono part time, i lavoratori edili, nessuno li cita come precari, perché no, sono sempre con la spada di Damocle sulla testa, cantieri che chiudono, cantieri che aprono, lavorano a singhiozzo, lavorano, e tirare avanti una famiglia ce ne vuole, bisogna il lavoro certo, sicuro. Poi ci sono i lavoratori con questo stato di cose, che c'è stato un inasprimento della spesa pubblica, lavoratori delle cooperative che non prendono stipendio da molti mesi. E poi i lavoratori forestali, ormai sessantenni, che pure con 2 leggi disciplinate dalla regione siciliana
non partono al lavoro da 6 mesi, è il 1° giugno e sono 160 famiglie senza stipendio, devono partire ancora al lavoro, e c'era la disciplina di 2 leggi dove davano l'assicurazione delle giornate lavorative. E così, e tutto questo che cosa fa? Precari, disoccupazione, cantieri che non partono, imprenditori che non possono assumere perché il costo del lavoro è troppo alto. Che cosa fa? Certamente si ripercuote nel nostro paese. Come? Si ferma l'economia interna del paese e ne soffrono tutte le attività. Io tutti i giorni nella mia attività sindacale incontro gente, tutti i giorni da oltre 30 anni, ma come in quest'ultimo periodo vedo che la gente si affranta, delusa, demoralizzata, è demoralizzata e alla ricerca disperata anche del lavoro. E noi che risposta possiamo dare? Non abbiamo la bacchetta magica, non siamo dei maghi, non creiamo illusioni, però vi posso dire, come cito, come i grandi attori napoletani dicevano: ad abbassanta, deve passare la notte, deve venire il giorno, e noi siamo pronti, pronti a rimboccarci le maniche, voi cittadini, lavoratori, amministratori, imprenditori, attività commerciali, rimbocchiamoci le maniche per ripartire e migliorare il nostro paese. Il nostro paese, come tutti i paesi d'Italia e come tutte le città, ha subito dei pesanti tagli drastici da parte dei trasferimenti delle somme da parte del governo nazionale e del governo regionale, ha subito dei pesanti tagli che mettevano a repentaglio i servizi del nostro comune. Ciò nonostante, l'amministrazione è riuscita a mantenere i servizi. Siamo riusciti anche a limitare in piccole percentuali l'aumento dei tributi. Qualcuno poco fa ha detto: potevamo escludere dall'IMU gli opifici. Se si fa un copia e incolla della legge, gli viene più facile. Sa che gli opifici, l'IMU non va al comune, va allo Stato, l'ha imposto lo Stato. Bravo. Informiamoci prima di prendere in giro la gente. E l'1 per 1000 che abbiamo aumentato andava al comune, il 7,6 non lo potevamo toccare per legge. E ci dobbiamo informare prima di parlare. Noi abbiamo limitato questi danni perché non volevamo gravare sulle tasche dei cittadini, già aggravati abbastanza. E posso dire che facendo così siamo riusciti a fare ogni anno, a realizzare un bilancio limpido in ogni sua voce, e siamo stati sempre tra i primi comuni della regione siciliana ad approvarlo. Ogni anno il sindaco, la giunta, l'intero consiglio di maggioranza, il consiglio comunale hanno operato per una spesa attenta e oculata del denaro pubblico. Voglio ricordare sempre a qualcuno dell'opposizione che ha detto che in questo bilancio c'erano dei buchi enormi. Ma questo dell'opposizione mi risulta che io come presidente del consiglio l'ha votato per 2 anni di fila, ha approvato il bilancio in commissione e in consiglio comunale, ha detto sì. Ma se c'erano buchi come fa a dire sì? Ci trovi tutto. Poi ce lo spiegherà. In questi anni tanti temi di interesse generale, un piccolo passaggio nel consiglio, perché è il consiglio, è quello che voi cittadini votate e deve essere lo specchio della città, deve essere lo specchio della nostra città. Abbiamo tenuto tanti consigli generali informali aperti, invitando
tutti, tutte le forze politiche, anche per effetto della nostra legge elettorale, chi era rimasto fuori è stato sempre puntualmente invitato nei nostri consigli. Temi generali che abbiamo parlato per quanto riguarda la sicurezza delle strade, il piano paesaggistico naturale, l'acqua pubblica, la gestione dei rifiuti, la giornata della memoria, sempre, devo dire, con nutrita partecipazione di autorità, professionisti e liberi cittadini e forze politiche. Quasi tutti i consigli comunali che dicono usciamo dal palazzo, quasi tutti, poi per una questione di budget, pochissimi consigli comunali, tutti sono andati in diretta e voglio ringraziare l'associazione che gestisce paraparlando.com perché siamo sempre usciti dal palazzo. Tutto quello che abbiamo detto lo dovevano sentire i cittadini in diretta. Grazie per il lavoro svolto. Su due temi mi voglio un attimo fermare, 10 secondi esatti. Il primo tema è quello che abbiamo fatto dell'acqua. L'acqua è l'oro bianco. Ce lo vogliono portare via, ce lo vogliono portare via, ma non abbiamo ceduto. L'intero Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, è stata fermo su questo. Quello che è vero si deve dire. Anche l'opposizione ha preso delle posizioni. Abbiamo lottato, stiamo combattendo perché ancora non è finita. Però voglio dire, con il sindaco Carlo Scibetta in testa, non ha fatto un passo indietro e si è preso anche delle responsabilità a livello personale. Non cederemo l'acqua, chiederemo anche il vostro aiuto, l'aiuto dei cittadini. Non può essere ceduta, perché un'altra cosa ci vogliono portare via. Si sono inventati ora l'SRR, la gestione dei rifiuti, l'oro nero. Dove ci sono i soldi vogliono mettere le mani. Non cederemo nemmeno questa, perché lo sfasceranno completamente. Lo sfasceranno. Per quanto riguarda la giornata delle memorie, ti voglio ringraziare, abbiamo organizzato una giornata delle memorie il 27 gennaio sulla Shoah e abbiamo avuto un riconoscimento grazie anche all'interessamento dell'assessore Ferla, del sindaco, della giunta e dell'intero consiglio, un riconoscimento che fa onore alla nostra cittadina da parte del Consiglio dei Ministri. Questo è anche il Consiglio Comunale, è lo specchio della città. È quello che deve rappresentare tutti voi. E cosa sono quasi alla fine, sto forse un pochettino dilungando. Ultimamente ho visto delle foto dove si prende uno scorcio di paese e si fa vedere che cosa. Forse dei ragazzi sono andati a mangiarsi una pizza, lasciano il cartone a terra, tovaglioli, bottiglietta di plastica. Ma perché? Sono dei ragazzi, sono stati maleducati. Poi l'indomani si voliva, perché fare queste foto? Perché sporcare il nostro bel paese per prendere 2 voti? Prendetevelo con noi amministratori, siamo inetti, inefficienti, ma non sporchiamo il nostro paese. Noi abbiamo i monumenti più belli, abbiamo la zona archeologica, abbiamo la gente cordiale, allegra, accogliente, abbiamo la buona cucina, valorizziamo il nostro paese, per 2 voti non lo sporchiamo. E poi l'ultima, e chiudo, voglio dire per quanto riguarda la sicurezza. Negli ultimi tempi abbiamo notato fenomeni strani, forse dovuto anche alla grave crisi. Poco denaro in circolazione, poco lavoro, come ho detto poc'anzi. E allora c'è stato qualche problema di sicurezza, di microcriminalità che avanza, furti. E voglio da qui ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro che svolgono pur con esigui mezzi e uomini. Li voglio ringraziare perché riescono a tenere bene il territorio. Ma il tema della sicurezza sarà il prossimo tema che il Consiglio Comunale da voi eletto dovrà affrontare con Sua Eccellenza il Prefetto, con tutto il Consiglio, con le forze dell'ordine, perché la tranquillità di un paese passa anche attraverso la sicurezza di noi cittadini. E io che cosa vi voglio dire? E ora vi lascio con un invito, un invito a votare la lista dei candidati Noi per Palazzolo e il nostro candidato a sindaco Carlo Scibetta, grazie! Carissimi concittadini, buonasera. Se è difficile parlare dopo Alessandra Ferla, voi capirete che
doppiamente difficile parlare di dopo un istrione quale Antonio Segona. Comunque sono qua, spero quindi che, di non fare una brutta figura quindi, a causa quindi, dell'ansia. Sono passati 5 anni di grande impegno di cui ci siamo spesi di cuore, ci siamo spesi con tutte le nostre energie. Certo 5 anni difficili, contrassegnati di questa crisi, di cui hanno parlato anche i soggetti che hanno parlato prima di me. Una crisi quindi, che ha coinvolto una crisi mondiale. Però questa amministrazione non si è sottratta al dovere di amministrare, si è assunta i suoi obblighi e li ha fatto con impegno e responsabilità. E a questo paese in questo momento non è mancato niente. Non sono mancate le manifestazioni. Scusatemi se faccio riferimento al ruolo che ho ricoperto in questi 5 anni. Tutte le manifestazioni che erano previste negli anni precedenti sono state confermate anche durante questi 5 anni. Si è fatto la Trimontana, si è fatto il Natale, si è fatto il Carnevale. E sul Carnevale vi sottolineo in realtà più grosse di Palazzolo. Hanno rinunziato a fare il Carnevale, sono realtà quali Sciacca ad esempio, realtà in cui la manifestazione è importante, o Termini Imerese, o Adrano, o Paternò, sono tutte realtà che hanno rinunziato a fare questa manifestazione, perché non ci sono riusciti. Si è fatta l'estate palazzolese, questa piazza ha risuonato di note, le altre piazze quindi con il teatro. E mi sia consentito sottolineare, quindi con un punto di orgoglio, anche il fatto che non sono mancate le rappresentazioni classiche al Teatro Greco, di cui si parlava da parecchi anni, e mancavano da parecchi anni, finalmente sono tornate le rappresentazioni classiche al Teatro Greco, con nomi del teatro italiano tra i più importanti, Elisabetta Pozzi, Vincenzo Pirrotta, ma ricordo a tutti, quindi ancora nell'amore di tutti, la Lezio Magistralis che fu tenuta quindi, da Roberto Vecchioni. Voglio dire, tutto quello che si è fatto nella consapevolezza che questa amministrazione non ha voluto aderire alla teoria della depressione, di deprimere il territorio, di deprimere la città, di rinunziare alla vocazione turistica, all'offerta che Palazzolo Agredi ha sempre avuto, perché per questo modo di intendere il territorio, per questo modo di presentarsi, la città si è sempre contraddistinta nella provincia. Ma il mio intervento quindi, non si vuole limitare soltanto al ruolo che ho avuto durante questi 5 anni. Voglio dire che durante questi 5 anni importanti obiettivi sono stati raggiunti da questa amministrazione. Nel 2008, prendendo il testimone dalla precedente amministrazione che avevo voluto e avevo progettato, è stato inaugurato il Museo dei Viaggiatori, un museo che ha portato a Palazzolo visitatori di tutto il mondo. E vi prego di andare al museo e di leggere le considerazioni che questi visitatori passando dal museo lasciano. Quindi un patrimonio culturale che si è accresciuto. L'anno successivo, nell'ottobre successivo, è stata la volta del castello medievale. Palazzolo si è arricchito di un'importante area, un poggio sulla Valle dell'Anapo, una visione che è incantevole, fra le più belle. Ma è un territorio, un posto che sconoscevamo anche gli stessi palazzolesi e questo ha fatto risplendere l'attenzione di nuovo sulla nostra città, ma anche sugli studi medievali, un'epoca storica che in effetti non era stata sufficientemente attenzionata. A seguire l'anno successivo è stato l'anno dell'Annunziata. La chiesa, lo ricorderete tutti, era puntellata dal terremoto del 1990 e ovviamente è stata restaurata e ora si presenta totalmente consolidata e ha tutti gli elementi per poter ospitare il capolavoro d'arte, che è un capolavoro d'arte che è palazzolese, sia per committenza, sia perché pensato per una nostra chiesa, che è l'Annunciazione di Antonello da Messina. Molti di voi, facendo questo riferimento, diranno è un sogno. In effetti, io non lo smentisco, è un sogno riavere a Palazzolo
questa importante opera d'arte che potrebbe essere da stimolo quindi per il turismo verso la nostra zona. Ma io ritengo quindi che sia necessario, sia indispensabile sognare, e alcune volte dopo i sogni si avverano. Da bambino, ad esempio, guardando la chiesa di San Paolo, sognavo di vedere la colonnata della cuspide che era stata smontata negli anni 50. Questa cuspide negli ultimi anni è stata ricollocata, quindi come vedete i sogni alle volte si avverano. Bisogna avere il coraggio di sognare, bisogna guardare la realtà, ma avere il coraggio di sognare per prospettare cose nuove. Ma il bene monumentale, che è sicuramente più importante, che è stato acquistato per la collettività, è stata la Chiesa Madre. Un monumento quindi che quando ci siamo insediati ancora era puntellato da centinaia di travi, aveva il pavimento diverto, era in situazioni ignobili. Lo diceva prima quindi Alessandra Ferla, quindi siamo riusciti ad ottenere i fondi necessari quindi per finire questi lavori. E oggi è un gioiello d'arte quindi che la città ha riacquistato. Ricordo il 18 dicembre del 2011, quando un corteo di cittadini, dopo aver percorso le strade di Palazzolo con la guida del sindaco, si è riappropriato di questo importante bene. Ricordo le espressioni di gran parte di voi, espressioni soddisfatte, espressioni di orgoglio, dell'orgoglio di essere palazzolesi. E vi devo dire quindi, con molta onestà, quindi, questo ricordo quindi, mi ha consentito di superare le difficoltà che si sono presentate quindi, negli anni a venire. Ed è questa la Palazzolo quindi, che voglio e che amo di più, una Palazzolo attiva, una Palazzolo quindi, fatta di persone quindi, laboriose che pensano e progettano quindi, per il loro futuro. È vero Alessandra, i nostri giovani non sono quindi, così come rappresentate, i nostri giovani sono la vera potenzialità di questo paese, che insieme quindi, con la classe più matura quindi, può fare il cambiamento, perché se è vero che questo paese è patrimonio dell'umanità, un altro patrimonio di cui non si tiene conto, quindi siamo i palazzolesi, perché ci distinguiamo, perché siamo veramente diversi per onestà, per il modo di fare le cose, per l'ospitalità che abbiamo. Quindi abbiamo tutti i numeri per andare avanti. Io questo paese lo amo, non voglio andare via di questo paese, da questo paese, non voglio che le mie figlie vadano via da questo paese, voglio quindi che abbiano un futuro in questo paese. Quindi lavoriamo tutti insieme perché ne abbiamo delle potenzialità, sia per i beni architettonici quindi, che custodisce Palazzolo, sia per le potenzialità umane, potenzialità di cordialità che sperimentiamo tutte le mattine quando ci confrontiamo nel rito del caffè. Questo è Palazzolo, questa è la Palazzolo che vogliamo portare avanti. E ora vi lascio con questa consapevolezza, molto si è fatto in questi anni, ci siamo veramente sacrificati, è stato un lavoro di squadra della Giunta, ma insieme al consiglio comunale, quindi con il sindaco, con i cittadini quindi, che ci sono venuti in aiuto, quindi abbiamo lavorato assieme. Ho la consapevolezza che tanto si è fatto, ma che ancora molto quindi, si dovrà continuare a fare. È l'unica guida che vedo quindi, per questo paese, per l'onestà, per la capacità, per il senso del dovere, per la lealtà. L'unica persona quindi, che può continuare a guidare questo paese è l'attuale sindaco Carlo Scibetta. Perché il sacrificio per la pubblica amministrazione non è gratuito. Si mettono da parte delle cose più essenziali, si mette da parte la famiglia, i nostri figli crescono, ce li troviamo di giorno in giorno sempre più grandi, sempre senza che ce ne accorgiamo, perché Carlo Scibetta è una persona che passa 12-14 ore al giorno al comune, senza guardare quindi, il feriato e il festivo, e questo pensarlo sempre impegnato è quello che anche a noi ha dato la forza quindi, per continuare ad andare avanti. Quindi il 9 e il 10 vi chiedo di confermare la fiducia al nostro sindaco Carlo Scibetta. Ce ne fossero di persone come Carlo Scibetta alla Regione o al Parlamento. Buonasera a tutti. In primo luogo ci tenevo a ringraziarvi per la vostra presenza in questa piazza nonostante il freddo.
chi mi ha preceduto ha parlato di anni difficili, e in effetti sono stati e sono tuttora anni difficilissimi. Vi posso dire che 5 anni di amministrazione non sono volati. Li ho contati giorno per giorno, perché giorno per giorno ho ricevuto persone che hanno avuto bisogno di noi, giorno per giorno ho ricevuto le persone che avevano bisogno di essere quantomeno ascoltate. E questo chiaramente è dovuto alla crisi economica a livello internazionale, nazionale, che ha avuto riflessi anche da noi. Crisi economica che ha impoverito, insieme alle inaffidabili politiche economiche, anche purtroppo la nostra economia. I tagli ai trasferimenti statali e regionali e l'eliminazione dell'ICI ci hanno costretto a rivedere completamente la spesa locale. E che cosa abbiamo fatto? In primo luogo, aspetta che è troppo alto, in primo luogo abbiamo tagliato i contributi del 90% e abbiamo tagliato quei contributi che sostanzialmente non andavano a incidere su quella che era nella situazione economica locale. Alcuni contributi li abbiamo cancellati, li abbiamo dovuto fare per forza. Abbiamo scelto di sacrificare nel settore turismo. Non a caso ho voluto che parlasse prima di me il vice sindaco, proprio perché nonostante questo sacrificio chiesto al vice sindaco e al settore turismo, alla fine ne abbiamo fatto tutte le manifestazioni tradizionali di questa nostra realtà. Ma non abbiamo fatto solo questo, abbiamo dovuto applicare tagli lineari a tutti i capitoli del bilancio per almeno il 20%, ci siamo ridotti l'indennità del 40% e da agosto 2012, non lo volevo dire, non prendiamo neanche un euro, proprio perché ci siamo resi conto della situazione economica difficile che vivono le famiglie di questa realtà, che vivono le imprese di questa realtà. Anche io potrei dire di rinunziare totalmente all'indennità, ma chiaramente dovrei rientrare al lavoro. Io ho scelto 5 anni fa, quando mi è stato dato il consenso, di fare il sindaco a tempo pieno, perché mi sono reso conto che la municipalità ha bisogno di un amministratore attento, scrupoloso, ma soprattutto competente. E io questa competenza, ve l'assicuro, non la posso vantare, ma qualcosa l'ho imparata 10 anni con l'amministrazione Nigro, e di questo ne faccio un avanzo e non lo rinnego. È importante per capirci, è importante, ve l'assicuro, per capirci, che io quantifichi che cosa sono questi tagli fatti ai trasferimenti statali e regionali, perché altrimenti non ci possiamo comprendere. Solo nel 2012 lo Stato ha tagliato ai comuni il 55% del trasferimento, che è pari per un comune come il nostro a 750.000 euro. Solo nel 2012 la Regione ha tagliato il 30%, che è pari a 350.000 euro. Se li sommiamo fanno 1.100.000. Nel 2013, lo dovete sapere, proprio a gennaio del 2013 lo Stato ha comunicato di non poter assegnare neanche quel 45%, e corrispondono ad altri 650.000 euro. La Regione recentemente, nel bilancio che ha pubblicato, ha tagliato il fondo delle autonomie locali di un altro 20% e corrispondono ad altri 300.000 euro. Facciamoci i conti. Nelle casse del comune non affluiranno più 2 milioni di euro, e questi 2 milioni di euro mancheranno all'economia locale. Per questo dico che l'economia si è impoverita, ma non si è impoverita per colpa degli amministratori locali. Ma l'economia si è anche impoverita per un altro discorso. Nel 2012, introducendo in anticipo un'imposta che di municipale non ha niente, e che ci fa rimpiangere l'ICI,
lo Stato ha prelevato dal territorio in un comune come il nostro una somma pari a 1.100.000 euro, e solo in parte questo 1.100.000 euro, quasi 500.000 euro, sono stati girati gradualmente al comune. Quindi capite bene che in un'economia piccola come la nostra togliere 2.500.000 euro significa togliere l'ossigeno, e noi a questo dobbiamo combattere, a questo dobbiamo fare fronte. E come abbiamo fatto fronte? Riducendo tutto quello che vi ho detto, valorizzando il patrimonio del comune e vendendo quei beni inutilizzabili. Solo così siamo riusciti a pagare puntualmente gli stipendi dei nostri dipendenti, solo così abbiamo potuto fare fronte ai mutui dello Stato, che per legge vanno onorati prima di qualsiasi altra cosa. Purtroppo, e questo me ne dispiace, io nell'intera lista stiamo dovendo affrontare il ritardo dei pagamenti per i fornitori dei beni e servizi. Di questo la nuova amministrazione si deve fare carico, e se lo deve fare carico insieme allo Stato e insieme alla Regione, utilizzando al meglio questa recente norma, il decreto 35 del 2013 di anticipazione dei debiti della pubblica amministrazione. Questo è il vero passaggio che dobbiamo fare e che toccherà alla nuova amministrazione fare, perché non si può pensare che la gente fornisce beni o servizi o fa i lavori al comune per essere pagato dopo 8-9 mesi, è una cosa impensabile. E anche per questo abbiamo cercato di vendere i beni del comune e ci siamo riusciti, per poter dare degli acconti alle imprese per evitarne il fallimento e soprattutto per evitarne i disastri con gli istituti previdenziali. Guardate che sono passaggi estremamente importanti. E nonostante tutto, grazie al lavoro quotidiano, e non lo faccio, vi assicuro, per vantarmi o per vantare le cose che abbiamo fatto, abbiamo completato opere che la comunità aspettava da decenni. Si è parlato della Chiesa Madre. Vi dico che in queste circostanze, chi è che ha avuto esperienza e ha esperienza di pubblica amministrazione, non è importante solo il finanziamento. È importante seguirli i lavori giornalmente e quotidianamente. Se non l'avessimo fatto, la Chiesa Madre possibilmente sarebbe ancora chiusa. Siamo intervenuti diverse volte in conferenza dei servizi nelle sedi opportune per fare capire che il primo progetto richiedeva almeno un altro finanziamento di quell'entità. E come dico sempre, alla fine poi la fortuna aiuta, perché per fortuna uno dei progettisti, il direttore dei lavori di questo monumento, è di Palazzolo e quindi ha sposato insieme all'amministrazione la causa e ne ha difeso la richiesta in sede di conferenza dei servizi. Altre opere importanti abbiamo consegnato alla comunità. Se penso a quel palazzetto dello sport, in costruzione da 20 anni, non posso dire di avere preso il finanziamento perché l'ha ottenuto l'amministrazione Nigro, ma l'abbiamo seguito, e questo ne devo atto all'assessore Ramo, che l'ha seguito come se fossero i lavori di casa sua, e siamo arrivati al risultato di avere un palazzetto completo, ma soprattutto con certificazione di agibilità. Un palazzetto che ci consente di dire che abbiamo il polo sportivo insieme a tutti gli altri impianti sportivi più completi e funzionali della provincia di Siracusa. E non sono impianti solo per la nostra comunità, io queste cose li sottolineo sempre, sono impianti per la zona montana, perché guardiamo come paese di riferimento alla zona montana. Ma non solo questo, io questa sera vorrei anche informarmi che ci sta ascoltando, che Palazzolo con un finanziamento europeo ha realizzato, purtroppo si trova a 15 chilometri dal centro abitato, il centro comunale per la raccolta dei rifiuti riciclabili, che è una struttura indispensabile per poter fare quel salto di qualità dall'attuale sistema di raccolta con i cassonetti al sistema di raccolta porta a porta, che è l'unico centro a livello provinciale, comunale, ad essere stato accreditato al coordinamento nazionale RAE.
è una struttura nella quale i cittadini, le imprese potranno portare i rifiuti speciali, quelli che contengono le sostanze dannose per l'ambiente, PC, frigoriferi, televisore. Ma dice, ma l'abbiamo portato fino a questo momento all'isola ecologica? Dobbiamo adeguarci alla normativa. Se l'impresa o se il cittadino si deve disfare di questi rifiuti a norma di legge, li deve conferire in una struttura autorizzata che rilascia un'apposita ricevuta. E noi questo l'abbiamo realizzato, e l'abbiamo realizzato, lo sottolineo ancora, non solo per Palazzolo, l'abbiamo realizzato per la zona montana, perché riteniamo che il futuro del servizio della raccolta dei rifiuti non è solo da Palazzolo, ma è per la zona montana. Noi ci opponiamo alle società provinciali perché abbiamo una nostra idea, che il servizio possa essere organizzato a livello comprensoriale in un contesto omogeneo dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. E così andiamo a soddisfare l'attuale normativa che prevede gli ambiti territoriali ottimali. Quindi la nostra battaglia non è una battaglia di retroguardia, è una battaglia con un'idea ben precisa, che il servizio può e deve essere organizzato a livello comprensoriale. Ma non abbiamo solo completato opere, abbiamo iniziato anche lavori con finanziamenti ottenuti totalmente da questa amministrazione. Fra i lavori in corso vi segnalo la riqualificazione del quartiere Lenzo Orologio. Vi invito ad andare a visitare questo quartiere, che è in questo momento un vero e proprio cantiere. Il primo intervento su aria estesa del centro storico, il primo intervento di questo tipo, il cui progetto ha ricevuto riconoscimenti importanti a livello nazionale di specialisti di settore, ed è un progetto di 2,5 milioni di euro, non sto parlando di una cosa di poco conto, un progetto che è finanziato dallo Stato, dalla Regione, dall'Istituto Autonomo Casse Popolari e cofinanziato in piccola parte dal Comune. E vi aggiungo, il cofinanziamento del Comune nel giro di 10 anni rientrerà per la tipologia dell'intervento. Quindi siamo riusciti a intervenire nel centro storico, a farlo con un intervento economicamente sostenibile per l'ente e a rendere l'intervento fruttuoso per l'ente stesso. E vi aggiungo un'altra cosa, recentemente abbiamo presentato un ulteriore progetto su un altro bando che ci consentirà di allargare l'area di intervento. La segnaletica turistica, in questi giorni sto sentendo parlare molto di questi dissuasori che si stanno montando al Corso Vittorio Emanuele, che si stanno montando qui in via Duca d'Aosta, ne ho sentite di tutti i colori. Io consiglio a tutti, prima di parlare, di informarsi e di capire che cosa dicono, perché è un progetto di 105.000 euro in cui il Comune non sta mettendo neanche un euro, ed è un progetto alla fine che qualificherà la nostra realtà, perché oltre ai dissuasori saranno installati segnaletica turistica e tabelloni turistici secondo percorsi appositamente individuati. L'abbiamo voluto fortemente per evitare che i visitatori e i turisti si disorientassero, come capita e come sta capitando fino ad oggi. E dico pure, quando si prendono i finanziamenti europei, i lavori si danno con bandi ad evidenza pubblica, lo impone la legge, non ci sono costi che bastano, sono cose che non si possono fare. Bravo. Informatevi. Bravo. Stiamo seguendo due lavori che riteniamo strategici per lo sviluppo della nostra comunità. Il Frigo Macello, da qualcuno definito una cattedrale del deserto, da altri definito un intervento che deve essere imputato alla provincia. Dico, cosa posso dire? Il finanziamento l'abbiamo ottenuto insieme all'avvocato Nigro, con il patto territoriale per l'agricoltura,
lo Stato finanzia l'opera per il 60%, la provincia per il 40%, la provincia è stazione appaltante, ma l'idea è nostra e l'abbiamo sostenuta e la sosterremo fino all'ultimo. Stiamo seguendo questi lavori con attenzione, perché c'era il rischio che si bloccassero a causa delle disorganizzazioni, a causa delle burocrazie statali. Abbiamo ottenuto la proroga per i lavori e a dicembre i lavori saranno consegnati. Questa è una struttura giusta al posto giusto, perché il frigo macello non deve servire solo i macellai di Palazzolo, gli allevatori di Palazzolo, è studiato e pensato per servire tutti i comuni dell'ex zona montana, quindi i 7 comuni della provincia di Siracusa, i 3 comuni della provincia di Ragusa, i 2 comuni della provincia di Catania, dove esiste quasi l'80-90% del patrimonio zootecnico di queste 3 province. E poi io faccio sempre una riflessione, ma perché a Ragusa il mattatoio, l'attuale mattatoio, deve macellare 300 capi, di cui quasi 150-200 provenienti da questa provincia, e noi non dobbiamo avere una nostra struttura? Perché non dobbiamo avere il valore aggiunto in questa provincia? Ci dobbiamo adoperare tutti, è la scommessa del futuro, affinché l'impianto, una volta consegnato, sia gestito nel migliore dei modi. L'ultimo intervento, e non perché ho finito, per gli altri vi rimando al programma, c'è una tabella in fondo al programma che riassume le cose che abbiamo concluso, le cose che sono in corso e i lavori che abbiamo avuto finanziati e che dovrebbero essere, per i quali dovrebbero essere avviati i lavori. Abbiamo ottenuto finalmente, dopo 40 anni di attesa, il finanziamento per il museo archeologico presso il Palazzo Cappellani. Lo abbiamo ottenuto e lo rivendichiamo fino all'ultimo. I lavori sono stati appaltati dalla sovrintendenza perché la misura è a titolarità regionale ed è un finanziamento totalmente europeo. Abbiamo ottenuto in sede di Garen che nella ditta, la stessa ditta che completerà gli allestimenti, fornirà le bacheche e soprattutto andrà a prelevare la collezione iudica al Museo di Lentini per sistemare gli oggetti delle bacheche fornite. Palazzolo a dicembre, massimo a febbraio, avrà il museo archeologico. Ma tutte queste cose non sono il frutto del lavoro del sindaco. Il sindaco non è bravo se è da solo. Questo è il frutto del lavoro di gruppo. E io sento il dovere, a 5 anni della conclusione del mandato, di ringraziare tutti i dipendenti comunali per la collaborazione che mi hanno fornito, che hanno fornito all'amministrazione comunale, di ringraziare tutti gli assessori, di ringraziare tutti i consiglieri, nessuno escluso, perché quando c'era da decidere si è deciso lasciando fuori gli interessi di partito e le ideologie. Grazie a tutti voi. Adesso abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno del vostro sostegno, abbiamo bisogno del vostro consenso per poter continuare a lavorare e portare a termine tutti i lavori che abbiamo iniziato nei 5 anni. Per questo vi dico grazie intanto per l'attenzione che ci avete prestato, ma soprattutto vi dico grazie per quel consenso che ci darete il 9 e il 10 giugno in maniera convinta, votando me e la lista Noi per Palazzolo. Grazie. Thank you.